Mi farebbe piacere. E perché questa risoluzione così repentina? Questo poi non l'abbiamo a cercare né voi né io. Il signor Fulgenzio e la signora Eugenia sapranno bene la ragione. Oh, è facile indovinarne il perché. Avranno gridato insieme. Può essere. E se hanno gridato faranno la pace. Ah, mi pare impossibile. L'hanno fatta tante altre volte. E questa volta il signor Fulgenzio è risolutissimo. Io l'ho consigliato di non precipitare, di stare a vedere, ma che? Ha battuto sodo. Mi ha risposto come un cane arrabbiato e poi, con le lacrime agli occhi, mi ha pregato, per carità, che io venissi a disimpegnarlo. Non ci credo e non ci crederò mai, ne ho vedute tante di queste scene che non ci credo. In ogni modo io mi voglio disimpegnare della mia commissione, parlerò con una delle vostre padroncine, riferirò l'intenzione dell'amico Fulgenzio e nasca quel che è da nascere. Oh, se voi date questa notizia alla signora Eugenia la fate cascar morta, almeno usate la carità, non le date il colpo tutto ad un tratto. Credetemi, io lo faccio malvolentieri. Ho pregato l'amico di disimpegnarmi. Gli ho anche detto che mi lagnerei se dopo di aver fatto io questo passo lo riconoscessi pentito. Tant'è, è decisissimo, vuol che lo faccia. E chiamatemi la signora Flaminia. In questo momento è di là con un forestiere. E la signora Eugenia? Ella pure si è messa della partita, stanno osservando i quadri. Aspettate, che il signor Fulgenzio abbia saputo del forestiere e sia sdegnato per questo. Ah, sì, sì, infatti mi ha detto di una certa lettera, ma non ho capito. Orsù, fatemi un po' parlare o con l'una o con l'altra. Povera padrona. Andrò, signore. Oh, scusate, vado a vedere chi è. Ah, signor Fulgenzio. Grazie, Elisetta, grazie. Avete visto? Ah, Ridolfo, una parola. Non l'ho ancora potuta vedere. Allora, la signora Eugenia non sa nulla di quanto? Se non l'ho visto né lei né la sorella. Elisetta è informata di niente? Sì, qualche cosa le ho detto. Amico, compatitemi per carità, ma dopo che siete uscito da casa mia mi sono sentito gelare il sangue. Sarei caduto per terra se il servitore non mi avesse sostenuto. E quell'ingrato servitore è stato la causa di tutto. La povera signora Eugenia è gelosa e l'eccesso della sua gelosia è causato da un eccesso d'amore. Beh, buon per me che non le avete parlato. Lisetta, Lisetta, per l'amore del cielo, non dite niente alla vostra padrona, eh? Eccovi qui alcune monete. Ecco. Tieni, godetele, per amore mio. Voi, Ridolfo amatissimo, accettate le mie scuse in questo abbraccio. Mi pareva impossibile che non avesse da essere così. Amico, vi compatisco, ma non mettetemi più in tale impegno. Sì, 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 avete ragione, non succederà mai più. Beh, ringraziamo il cielo che è andata bene. Lisetta, dov'è la signora Eugenia? Ah, è di là. È di là? Di là. Se volesse favorire di venire, io l'aspetto in giardino, eh? Glielo dirò, signore. Ehi! È in collera? Ma non mi pare. Via, chiamate. Subito. Questi due si amano davvero. Amico, arrivederci. Andate via. Beh, volete che io resti? No, 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 se vi preme andate pure. Vado, vado, vado. Vedo benissimo che restar solo non vi dispiace. Però, prima di andar via, vorrei dirvi qualche cosa in amicizia. Dite, dite pure. Se la persona che amate merita l'amor vostro, disponete l'animo a soffrire qualche cosa. E tutti in questo mondo ci dobbiamo compatire l'un l'altro. E specialmente la donna merita di essere un poco più compatita, no? Sì, 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 è verissimo. Se poi vi pare di aver giusto motivo di dagnarvi di lei, pensateci prima di risolvere. Ma quando ci avete pensato, quando avete risolto, non fate che la ragione vi manchi e che l'affetto vi accechi. Quello che dite è giustissimo. E ora vi lascio alla vostra bella. E non lasciatevi trasportare dal vostro carattere. State tranquillo, Ridolfo, mi ricorderò delle vostre parole. Arrivederci, Ridolfo. Addio. Arrivederci. Arrivederci. Sì, 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 sì. Dice bene l'amico, dice benissimo. Dalle donne qualche cosa conviene soffrire, specialmente quando si sa che una donna è innamorata. Non conviene sofisticare, guardare i moscerini con il microscopio per ingrandirli. Lo so, lo so, lo so, lo so, da me sono troppo caldo. Ma in avvenire voglio assolutamente correggermi, ecco, io voglio moderarmi, già lo so che mi vuol bene, se vuol dire, lasciamola dire. Eccola. Mi sembra ilare in volto. Non vorrei che dissimulasse, qualche volta sa fingere. Forse no, cominciamo a sofisticare. Serva umilissima, signor Fulgenzio. Questo umilissima si poteva lasciare nella penna. Oh, oh, m'è scappato non volendo. Che fa? Sta bene? Sto bene io. Ed ella come sta? Ottimamente. Bene, bene, me ne compiaccio. È molto allegra questa mattina, eh? Quando sono in grado.
bellissime. C'è del torbido, non mi vorrà inquietare, ma ho paura di non potermi tenere. Che ne dice ella di queste belle giornate? Con questo ella lei mi ha un pochino seccato, signora mia. Questa mattina sono rimasta in complimenti e mi è rimasto il lei fra le labbra. In complimenti? Con chi? Con certe amiche che sono venute a favorirmi. Anzi, mi hanno detto che torneranno stasera per condurmi a spasso con loro. E voi cosa avete risposto? Che ci andrò volentieri. Senza di me? Sicuro. Ah, bene, bene. Mi piace, si accomodi. Oh, bella, mi avete mai condotta voi una sera a spasso? Ma non vi ho mai condotto perché non mi avete mai raccomandato di farlo. Via, dite perché avete degli altri impegni. Impegni? Io? E chi impegni? Via, che serve? Ah, se avete qualche mazzo di carte che vi avanzi, favorite portarmelo, che mi divertirò un po' con la sera a giocare con mia sorella. Che novità è questa? Che discorso è questo? Cosa c'è sotto questo vostro ragionamento? Ma niente, signore, faccio per non andare a letto troppo presto. Voi avete fretta di partire la sera, io vi compatisco, perché avete i vostri interessi, avete degli affari importanti. E io me ne resterò in casa con mia sorella o anderò a spasso con le mie amiche. Ci conosciamo, signora Eugenia, ci conosciamo. Prenderete anche ciò in malaparte. Ci conosciamo, vi dico, ci conosciamo. Sì, ci conosciamo e ci conosciamo. Ma il mio servitore in casa vostra non ci verrà più. Che cosa importa a me che non ci venga né il servitore né il padrone? Già, queste sono le sue solite buone grazie. A tabacco? Se sono andata a far quattro passi con mia cognata... Cosa c'entra vostra cognata? Che cosa importa a me di vostra cognata? So quel che dico! E non avrete più il piacere di tirare giù quel balordo del mio servitore. Mi meraviglio di voi, signore, che parliate così. Vi torno a dire che non mi importa né di lui né di voi. Non vi importa di me? Non ve ne importa? No. Ah, bene, bene. Non vi importa di me, dunque? No. Bene, bene. Non vi importa nulla. Né di lui né di me. No. Né di lui né di me. Bene. La signora Eugenia non importa nulla. Fermatevi che mi fate girare il capo. Né di lui né di me. Facciamo scene. Né di lui né di me. Ah, non finiamola con queste sguaiaterie. Non la posso più, non la posso più. Ma siete pazzi? Sì, sono pazzo, pazzo, pazzo. La volete finire? Perfida, crudele. Bell'amore. Ad ogni più piccola cosa subito si indigna, va in bestia. Non può sopportare niente, signor delicato. Finalmente chi vuol bene è da compatire. E una donna le si deve pur donare qualche cosa. Bella maniera di farsi amare. Sì, sì, avete ragione. Ogni giorno siamo le medesime. Compatitemi, io non lo farò più. Non mi fate di queste ragazzate, che non ne voglio. Andrete a spasso questa sera? Se mi parerà. E con chi andrete? Con me andrete. Sicuro. Non volete venire con me? Se ci veniste volentieri. Ma cara Eugenia, ma è possibile che ancora dubitate del mio amore? In un anno che ho la consolazione della vostra cara amicizia, vi ho forse dato scarsa prova d'amore, ancora volete farmi il torto di dubitarne? Lo so, lo so. Vi sta sul cuore quella povera mia cognata. Ma sapete bene che mio fratello, prima di partire, me l'ha raccomandata. Ho dei debiti di riconoscenza verso di lui. Sono un galantuomo, sono un gentiluomo. Non posso abbandonarla così. Non posso trattarla con inciviltà. Se siete una donna ragionevole, Eugenia, compatite le mie circostanze. E per l'amor del cielo, Eugenia, non mi tormentate. Via, avete ragione. Non vi tormenterò più. Compatitemi. Riconosco che ho fatto male. Ma basta, basta così che mi spezzate il cuore per la tenerezza. Mi vorrete sempre bene. Ecco, domandandomi questo voi mi offendete. Io ve lo domando perché vorrei sentirvelo ripetere ogni ora, ogni momento. Oh, sì, sì, cara, io ve ne vorrò sempre, in eterno, e presto sarete mia moglie. E che cosa aspettate? Il ritorno di mio fratello. Non potete maritarvi senza di lui. Ma la convenienza vuole che io aspetti. Io lo so perché differite. Perché? Perché non volete disgustare vostra cognata. Maledetta sia mia cognata, maledetto sia quando parlo. Ecco qui, non si può parlare. Ma se sempre mi provoca. Mi voglio mettere a non dire più una parola. Ma non potete parlare senza dire delle sciocchezze. Le sciocchezze le dite voi, signor insolente. Eugenia, Eugenia, guarda che non rispondo più di me stesso. Vedi là. Zitta, 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 non gridate. Ma siete
Eugenia, andrò via. Andate, andate. Sì, sì. Eugenia, non ci vorrò più. Non me ne importa. Mai più. Non me ne importa. Diavolo, portami, portami, diavolo. Ma che vita è questa? Che amore maledetto. Io non posso resistere. Non posso più. Signor Ridolfo, grazie. Grazie, signor Ridolfo, di essere venuto. E perdonate la libertà che mi sono presa di incomodarvi. Anzi, è un onore potervi servire. Ma sedete, prego, sedete. Grazie. Quant'è che non avete veduto il signor Fulgenzio? L'ho veduto qui, che non sono due ore. Spero si sia pacificato con la signora Eugenia. Caro signor Ridolfo, sono cose da non credere e da non dire. Si erano pacificati e tutto ad un tratto sono andati giù di bel nuovo e il signor Fulgenzio è partito gridando, chiamando il diavolo, che pareva un'anima disperata. È possibile che abbiano sempre da far questa vita, ma si amano o non si amano? Sono innamoratissimi, ma sono tutti e due puntigliosi. Mia sorella è sofistica e il signor Fulgenzio è caldo, intollerante, impulsivo. Insomma, si potrebbe fare sopra di loro la più bella commedia del mondo. E che cosa posso fare io per servire la signora Flaminia? Vi dirò, signore. Dopo che Fulgenzio è partito con quella manieraccia, io sono corsa in giardino e ho trovato Eugenia in lacrime. L'ho accompagnata nella sua camera e ho cercato di rincuorarla, ma non c'è stato caso di poterla quietare. Signor Ridolfo, io so che voi siete molto amico di Fulgenzio e nessuno meglio di voi può persuaderlo a tornare qui per consolare quella povera ragazza. No, 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 ditegli pure che piange, che si dispera, che ha promesso a me di essere più cauta per l'avvenire, che non lo disgusterà più e che non parlerà più di quella persona che egli sa. E voi, signor Ridolfo, cercate di convincere Fulgenzio ad essere più umano, più tollerante e a superare ogni difficoltà per concludere queste nozze. Anzi, fatemi il piacere di dirgli... Piano, signora mia, che di tutte queste cose io non me ne ricorderò più nessuna. Torniamo da capo. No, per carità. Scusate, non sarebbe più semplice che gli dicessi che venga qua? Sì, ma io vorrei anche che voi lo preveniste su... Flaminia, preparatemi una camicia, voglio montarmi, sono tutto sudato. E ditelo a Lisetta, è appunto nella vostra camera. Oh, signor Ridolfo, compatisca, la ribadisco. Ho già fatto il mio dovere. Sì, ma cosa vuole, io ho tanto camminato, tanto faticato, che mi giro la testa. Ma ho fatto una spesa che neanche il governatore, vero? Gnocchi! Andate a mutarvi! Sarà bene che io vada. Aspetta! Ma con questo peso! Aspetta! Vieni qui. Guardi, fammi vedere il cappone. Guardi, signor Ridolfo, guardi che cappone! Si è mai veduto un cappone, compagno? Sente il profumo, senta. Questi capponi. Li allevano esclusivamente per me e li servono tutti per me. Fammi vedere la vitella. Ah, guardi questa vitella. Ah, non è da dipingere. Guardi che rosato pallido. Ah, questa vitella in Milano non ce l'ho che io, sa. Questo è un balsamo, questo è un butirro. E il signor Ridolfo deve fermarsi a mangiarne un pezzetto con noi. La ringrazio, signor Fabrizio, ma... No, non vi è risposta. Fammi vedere le animelle. Guardi che animelle. Guardi, signor Ridolfo. Questa è una lecornia, questa è una delicatezza. E una ne deve mangiare ancora lei. Signor Fabrizio, la prego di dispensarmi. No, non ci sono risposte. Guardi questi piccioni. Guardi che piccioni. Vede, questi piccioni li ammazzano e li servono tutti per me, esclusivamente per me. Ecco, e sa che salsa ci farò io?
sentiranno squisitezza e lei si fermerà a mangiare il piccione con la salsa. Che farò io? Siete tanto obbligante che non vi si può dire di no. Bravo, una parola. Grazie. Cosa vuoi? E le posate? Non importa, a me metterai una di stagno. Ma nascondila bene sotto la sabbietta che non si veda. Ma spicciati. Vieni, vado. Fa presto. No, sì. Sbrigati. No, sì. Ah, no, aspetta. Ma con questo peso. Aspetta, ti ho detto. Signor zio, a quel che vedo vogliamo andare a tavola molto tardi. Oh, non abbiate timore. Se vado in cucina io, in tre quarti d'ora fa da mangiare per 500 persone. Che sparata. Oh, per modo di dire, si intende per modo di dire. E non andate a mutarvi. Adesso ci andrò. Dov'è Eugenio? Nella sua camera. E il signor Conte dov'è? A guardare i quadri. Poveretto. Io lo capisco e lo compatisco, non si può saziare. Andate dal signor Conte, pregatelo di venire da me. E perché deve venire qui? Non sta bene dove gli sta. Ma fate quello che vi dico. Fatelo venire, pregatelo di venire. Vi voglio far conoscere questo galantuomo del signor Ridolfo. Lo vedrete, un cavaliere di quelli, un pezzo grosso. Uno di quelli che fanno tremare. Volete andare, sì o no? Sì. Ah, non c'è bisogno. Eccolo appunto che viene. Le signore si sono annoiate di me, le compatisco. Ed hanno pensato meglio lasciarmi solo. Oh, che sgarbate! Chiamate subito Eugenia. Ho altro da fare io che chiamarla. Sentite che maniera di rispondere, villanzona. Lisetta! Ehi, Lisetta! Che comanda? Dia alla signora Eugenia che favorisca venire da me. E se mi domanda il perché? Dite che c'è una persona che la vuol vedere e le vuol parlare. Vado subito. Chissà che il signor Ridolfo debba dirle qualche cosa. Andate dal signor Fulgenzio, fatelo venire qui e ditegli tutto quello che vi ho detto. Sì, se me ne ricorderò. E con vostra licenza, signor Fabrizio. Come? Non mi avete dato parola di restare a pranzo con noi? Vado per tornare tra poco. Guardate, non si dà in tavola senza di voi, signor Conte. Vede, questo è il primo avvocato di Milano, il primo causidico d'Europa. Il principe della giurisprudenza. Me ne rallegro vivamente. Signor Fabrizio cede un po' troppo con le sue lodi. No, la verità. Ha qualche causa in Milano il signor Conte? Sì, ne avevo una per la verità, ma stiamo per convenire con gli avversari e terminarla amichevolmente. No, non la termini amichevolmente, neanche per idea. Si metta nelle mani del signor Ridolfo, gliela farà guadagnare senz'altro. Sì, ma ho già i miei legali. Ma che legali? Tutti asini, tutti somari, ignoranti. Non c'è che un avvocato in tutta Milano, eccolo qui, il signor Ridolfo. Vedrà, no, anzi, faccia una cosa. Vada dal signor Conte, si faccia mostrare gli incartamenti. Ma se sta per accomodarsi. Ma no, signore, non ci devono essere accomodamenti di sorta. Il signor Conte vuole essere servito da lei. Ma che si crede, voi signori, ad avere a che fare con chi? Col principe dei cavalieri, col più alto cavaliere romano, uomo che ha i suoi domini seminati in tutte le parti del mondo, temuto e venerato da principi e podestà. Signor Fabrizio, non mi mettete in ridicolo. Per carità, io parlo con ogni rispetto e la verità si deve sempre dire. Andate, che si fa tardi. E con vostra licenza vado per tornare tra poco. Guardate bene, eh? Ah, grand'uomo, si chiamerà contento di lui, vedrà? Sì. Dica quello che vuole, io non voglio fare una causa per dargli gusto. E così, signor zio, non vi siete mutato? Adesso mi muterò. Prima devo andare in cucina a lavorare per il mio padrone. Dica, signor Conte, le piace la salsa verde? Sì, signore, mi piace. Si farà la salsa verde per il mio padrone. E lo stufato le piace? Assaissimo. Ecco, si farà anche lo stufato per il mio padrone. Ehi! Succianespole! Ah, sì, signore, eccomi. Succianespole, vieni qui. Dobbiamo andare in cucina a lavorare per il nostro padrone. Io sì. Ah, Succianespole, poi, signor Conte, è il modello dei servitori. Ah, è un fenomeno, è un mostro di natura questo. È buon cuoco, buon spenditore, intelligente, veloce. Soprattutto la sua maggior qualità è la precisione e la velocità. Ah. Succianespole, fai vedere quel cappone.
Guardi, signor Rotonde, che cappone. Sì. Senta la freschezza e il profumo, sì, signor Rotonde. Sì, si sente. Che cosa mi comanda il signor zio? Restate qua a far compagnia al signor Rotonde, no? Ma come? Non c'è il signor Ridolfo? La mia compagnia non piace alla signorina. Ma che cosa dice mai, signor Conte? Favorisca, favorisca la mano. Ecco qui, questa poltroncina per il mio padrone, ecco. E per le mie nipoti, per le mie care nipotine, questo bel divano. E stiano allegri, si divertano, si giovano in buona compagnia. Che io vado a lavorare per il mio padrone. Vado in cucina a fare il cuoco. E chi sono io? Sono il cuoco del mio padrone. Succedesco! Gnocchi! Andiamo! Gnocchi! Ricordate! Sì, ciati! Non stare gnocchi, lì! Avanti, passa! È sempre così gioviale il signor Fabrizio? Lodo la vostra discrezione. Dovevate dire così caricato. Ma cos'ha la signora Eugenia che mi pare malinconica? Ah, non saprei, avrà i suoi motivi. Diteglielo liberamente, se ha piacere di saperlo. Io non mi vergogno di mostrare una verità che non mi fa disonore. Sono innamorata, signore, di uno che dovrebbe essere mio sposo. So di avergli dato un disgusto, me ne dispiace. E non sono contenta finché non lo vedo pacificato. Così costui la smetterà di seccarmi con le sue svenevolezze. Sentite che bel carattere è quello di mia sorella. La sincerità, non vi è oro che la paghi. Mi piace tanto la verità in bocca di una fanciulla. Sono così poco avvezzo a sperimentarla che sempre più la signora Eugenia mi obbliga ad ammirarla ed amarla. Sono tenuta alla vostra bontà e mi rincresce che inutilmente impieghiate il vostro amore e la vostra stima. Non per questo cesserò di sperare. Oh, in che cosa volete sperare? Nelle vicende della fortuna, nei casi che possono impensatamente accadere.